Allora, adesso mi dovreste sentire decisamente meglio. Intravedo anche un Frank che è arrivato. Mi senti? Come senti a me? Provo così, va bene? Allora, io ti sento benissimo, ti sento, per Ok. quel che può interessare. Innanzitutto facciamo così, aspettiamo un altro po', visto che comunque sono le 9 adesso, ci siamo dati come orario le 9.30, le 21.30, quindi adesso possiamo un po' cazzeggiare. Io ho stappato una bottiglia. Ho invitato i commensali a fare altrettanto, poi casomai ci perdiamo un po' di tempo per aspettare che entrino le persone. Non so se hai notato, giusto per fare così del mero intrattenimento, quanta gente c'è dentro la chat che ha paura dell'acqua. Questo credo che sia un grande risultato, dovuto non soltanto alla bella idea che hanno avuto James e Davide, ma anche la fortuna di avere un relatore di tal spessore, insomma, questo gli dovrebbe un po' rendere orgoglioso di questo evento. Diciamo che manca un indicatore di quanti poi si addormenteranno, questo è un po'. Dovremmo vederlo, insomma. Vabbè, questo qui facciamo un po' un censimento. Sai, una volta come si faceva per testare l'audience, si vedeva tra le pause quanta acqua veniva scaricata dentro le fogne, no? Quindi adesso facciamo pure noi un indicatore del genere. A un certo punto chiederemo a tutti quanti i vari presenti di dire beep per vedere se sono svegli. Comunque era alle 9 la serata, no? Alle 9:30, quindi facciamo un po' di ritardo. O sbaglio io? Mi sembra Come che era alle faremo? 9. Mi ricordo alle 9:30, alle 9:30, Mi però dicono ancora dalla non ho regia cominciato. che era alle 9. Ah, ok, perfetto. Quindi già cominciamo con la prima gaffe. Ok, Perfetto. infatti subito sono stato redarguito da James, che ringraziamo ancora per aver avuto quest'idea. Poi, casomai. Allora, io non so che cos'altro dire. Se vogliamo aspettare altri 5 minuti, Sì, giusto, faccio giusto certo. una piccola panoramica, ne approfitto giusto così in questo tempo morto per fare una piccola panoramica per quanto riguarda l'organizzazione della serata, dopodiché possiamo partire. Tu, Frank, ci sei, James c'è anche Davide, insomma, ci siamo. A questo punto apriamo ufficialmente le danze. Benvenuti ragazzi a Accademia, ovvero o Brewing Experience Academy, questo nuovo format che ci vedrà online, in diretta su questo canale Discord per parlare, per discutere, per argomentare di temi legati all'homebrewing in maniera molto 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 avanzata. Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi Francesca Antonelli in arte Brew in Bed, chi non lo conosce, insomma, chi non lo conosce veramente si perde qualcosa per quanto riguarda il panorama italiano dell'homebrewing, che è un grandissimo divulgatore, nonché un noto blogger, nonché anche un giudice del BJCP, nonché un blasonato homebrewer, insomma, hai tutte quante le carte in regola per essere il perfetto relatore per questa serata. Sicuramente seguiranno altri eventi, questo è il primo, speriamo, di una lunga serie, vediamo un po' che risposta avremo dal nostro fantastico pubblico. E una cosa molto importante, questa volta parlo direttamente con le persone che ci ascoltano. Avrete la possibilità di intervenire con Frank. Facciamo in questo modo: facciamo. Prima lui fa la sua lezione, dopodiché vi verrà data la parola per poter chiedere e fare una domanda d'approfondimento direttamente a Frank, che sarà libero di rispondere o meno con parole argomentate oppure con un classico, non lo so, ma questo effettivamente poi ce lo dirà lui. Innanzitutto, fatemi ancora ringraziare James e Davide per la bellissima opportunità che mi hanno dato per dare la voce a questo progetto e sono molto orgoglioso, sono molto entusiasta e speriamo che veramente che ce ne siano altri. Voi mi raccomando, continuate a diffondere la voce, fate sapere che esiste Homebrewing Experience Academy e che veramente ce n'è tanta, 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 tanta voglia di condivisione in questo momento in Italia, che sta cioè l'homebrewing che sta diventando veramente rumoroso, ecco, concedetemi questo termine. Perfetto, io non ho più nient'altro da aggiungere, ringrazio Frank ancora per essere presente con noi. A questo punto ti do la parola e introduci pure tu il tema e io mi bevo la mia Imperial Stout. Buonasera a tutti e buon divertimento. Bene, allora eccoci qua. Anche io ringrazio tutti perché veramente è molto bello vedere tutte queste persone collegate per, insomma, una cosa secondo me abbastanza innovativa in questo ambito. Sono anche contento che l'homebrewing si stia diffondendo in questo modo in Italia perché, insomma, fino a qualche anno fa eravamo un pochino indietro, secondo me, e adesso ci sono tantissimi blog, tantissime persone interessate che stanno portando avanti tante iniziative interessanti, tra cui questa qua. Quindi do il benvenuto a tutti quanti. E
Mi presento, io sono Francesco Antonelli, conosciuto come Frank nella rete, sono l'autore del blog Brewing Bad, sono nato col blog Brewing Bad, faccio birra non da tantissimo in realtà, perché faccio birra dal 2012, quindi sono appena 6 anni, c'è gente in Italia che la fa da molto prima di me e che ha anche molta più esperienza di me. Però quello che a me ha sempre, diciamo, contraddistinto è che comunque sono stato prima appassionato di birra e poi sono diventato produttore casalingo. Questo è stato un qualcosa che mi ha aiutato sicuramente, perché vedo che tante persone si avvicinano al mondo della produzione casalinga senza aver mai quasi bevuto la birra artigianale. Questo crea un po' un qualche problema anche nell'assaggio delle birre, anche nella valutazione di quello che si produce. Io invece sono nato prima come appassionato, perché ho frequentato tutti, io sono di Roma, ho frequentato i pub, soprattutto irlandesi di Roma, perché io sono nato nel mondo irlandese della birra, nel mondo delle stout, delle birre industriali, fatemi dire, della Guinness. E poi ho fatto tantissimi viaggi in Scozia e in Irlanda e solo dopo, diciamo, una decina d'anni ho cominciato a produrre in casa. E grazie ad un amico, poi, io non volevo produrre in casa perché pensavo che la birra fatta in casa fosse cattiva, come molti pensano ancora, perché molte persone che la fanno male purtroppo. E lui mi convinse a provare, facemmo questa cotta subito in Earl Grey, mi ricordo 10 ore di cotta, fu una follia, un'esperienza quasi paranormale, però da quel momento in poi mi appassionai, poi diventammo 4, poi sono rimasto da solo sul blog perché sono l'unico che ha resistito a questa passione, insomma, che è rimasto dentro questa passione. Sono, l'ha detto già Daniele, sono anche giudice BJCP, non so quanti di voi conoscono questo organismo, che è il Beer Judge Certification Program, che aiuta un pochino a guidare nella valutazione soprattutto delle birre del mondo artigianale, del mondo delle birre fatte in casa. A me piace molto perché rispetto a altri giudici che hanno anche molta più esperienza di me in concorsi internazionali, il BJCP si focalizza sulle birre prodotte in casa, e questo sicuramente aiuta perché sta creando piano piano un bacino di giudici che sono orientati a dare consigli a chi fa la birra in casa, a giudicare birre fatte in casa, ed è un approccio molto diverso da giudicare birre fatte da birrai professionisti, da birrifici o anche birre industriali. Quindi è qualcosa che a me piace molto, è un esame abbastanza difficile, io mi ci sono appassionato, sono riuscito a passarlo e sto cercando di salire pian piano nel ranking facendo un po' di esperienza. Poi scrivo anche su fermento, sono docente di corsi di fermento. Vabbè, basta, perché mi sono rotto il cazzo di parlare di me stesso, e veniamo all'argomento del giorno. Quando mi hanno chiamato, mi hanno chiesto di, come agli esami, un argomento a piacere, e lì per lì avevo pensato di fare un qualcosa di un po' generico. Poi mi sono detto, qual è la cosa di cui si parla meno e di cui si parla peggio? E secondo me l'argomento più bistrattato nel mondo della birra fatta in casa è l'acqua, perché c'è molta confusione su questo tema e c'è anche un approccio un pochino un po' superficiale, fatemi dire, anzi a volte ci si focalizza proprio sugli argomenti sbagliati e sui temi sbagliati, pensando che sia una cosa complicatissima, mentre invece non lo è. Anche per questo io ho intitolato questa chiacchierata di questa sera come chi ha paura dell'acqua, perché in realtà non c'è da aver paura dell'acqua, non c'è neanche però bisogno di fissarsi con l'acqua. A me fa molto sorridere quando poi si legge nei libri che sì, la birra è fatta dal 95% di acqua, quindi è l'elemento più importante. Nel senso che può essere anche fatta dal 95% di acqua, ma se poi ci si mettono 5 grammi di peperoncino, diventa protagonista il peperoncino. Non vuol dire, l'acqua da un contributo, ma non è un contributo fondamentale da un punto di vista proprio di organolettico e di sapore. Vedremo che, questo lo ripeto sempre quando con qualsiasi persona parlo, che quello che conta è il pH dell'acqua, non tanto l'acqua di per sé. E non il pH, attenzione, dell'acqua di partenza, ma il pH lungo tutto il processo di produzione. E questa è la cosa che poi sottolineerò durante tutta questa, non la chiamo lezione, durante tutta questa chiacchierata, perché quello che conta è il pH. Tutto il resto, l'acqua, il gypsum, il calcio, il magnesio, è importante, sì, ma fino a un certo punto.
E quindi volevo fare questo viaggio, ovviamente non parlerò di qualsiasi cosa, di tutto lo scibile sull'acqua, perché è impossibile farlo in questo poco tempo, ne faremo altre di lezioni magari, ma vorrei affrontare un po' degli aspetti secondo me molto importanti e anche un pochino trascurati. Premetto un'altra cosa, che non sono un chimico, io non sono esperto di chimica, non ho un background molto diverso. Ho fatto studi scientifici, ma ho fatto un esame di chimica e l'ho fatto anche male, e quindi diciamo mi sono appassionato un po' alla chimica con il tempo, e soprattutto voglio mettere in guardia tutti quanti per dire che non bisogna essere dei tecnici scientifici per fare la birra, non bisogna essere esperti di biochimica o di chimica organica per conoscere il lievito, non bisogna essere esperti di chimica per conoscere l'acqua, bisogna solamente un po' avere curiosità e cercare di capire i concetti fondamentali. E io questo sto cercando di fare, sto leggendo e cerco di spiegare in modo semplice quello che leggo, e dico sempre: se lo capisco io lo possono capire tutti, e soprattutto non me ne vogliano i chimici se dirò qualcosa di non scientificamente perfettamente corretto, ma fatemi dire, ci sta, va bene parlare tra un brewers e anche parlare in maniera un po' approssimativa per quanto riguarda i termini scientifici, però in modo consapevole, e soprattutto riuscire a capire quello che è importante finalizzandolo a quello che noi vogliamo fare. Ultima premessa, poi passiamo proprio alla chiacchierata, il pH-metro. Ora qui io sembra che sono uno sponsor della Milwaukee, e questa cosa vorrei insomma chiarirla, non me ne frega nulla della marca del pH-metro, però lo dico sempre, io ho provato tantissimi pH-metri, dai più economici a quelli leggermente più costosi, dai 2 euro fino ai 40 euro, e mi sono sempre trovato male, non hanno mai funzionato, non sono mai riuscito a averli stabili. Da quando ho preso il Milwaukee MW101 mi sono trovato bene, è un pH-metro stabile. Misurare il pH bene è una cosa fondamentale, se no è meglio non misurarlo. Se state lì con le cartine di tornasole a cercare come un daltonico a trovare la differenza fra il rosa pallido, il rosa meno pallido e il rosa rosso, secondo me è inutile. Quindi armatevi di un pH-metro che funziona, investite questi 100 euro all'inizio. C'è gente che compra pentole, pentoloni, inox, filtri spaziali che poco migliorano la birra, un pH-metro può insomma cambiare il modo di fare la birra. Allora, passiamo alle slide che ho fatto pian piano, e così le discutiamo insieme. Partiamo dall'alcalinità. Allora, io sono temi abbastanza anche noiosi volendo, però cercheremo di trattarli in maniera un po' sciolta, un po' semplice, perché sennò ci addormentiamo tutti quanti. Però secondo me è importante capire certi concetti. Che cos'è il pH? Beh, lo ripeto per chi non lo sapesse: il pH misura la concentrazione degli ioni idrogeno che c'è nell'acqua e in una soluzione in generale. Va da una scala che va da 0 fino a 14, scusate, e 7 è il pH neutro, e pH più basso di 7 è la soluzione acida, più alto di 7 è alcalina. Questo perché è importante, perché vedremo il pH influenza tantissimi processi che avvengono durante la produzione della birra. Il pH a cui faremo riferimento io lo considero sempre misurato a temperatura ambiente. Il pH va sempre misurato a temperatura ambiente per due diverse ragioni. Uno è che tutte le scale di pH sono riferite alla temperatura ambiente, quindi tra 25, 20 gradi, 27, 22 non cambia granché, però sempre a quella temperatura. E seconda cosa molto importante, le sonde dei misuratori di pH, se vengono immerse in una soluzione a 40, 50, 60 gradi, tendono a rovinarsi prima, quindi non c'è motivo di misurarla a quella temperatura. Freddare un campione piccolissimo non ci vuole niente, basta metterlo in una tazzina, in una pentola congelata, e quindi misuratelo sempre a temperatura ambiente intorno ai 20-25 gradi. Quindi il pH abbiamo detto che cos'è. Allora, come definiamo l'alcalinità? Anche qui il concetto è abbastanza complesso, però si può semplificare abbastanza quando parliamo dell'acqua. L'alcalinità misura quanto una soluzione resiste ai cambiamenti di pH. Quindi più l'alcalinità è alta, più la soluzione resiste all'abbassamento del pH quando viene aggiunto dell'acido. Quali sono gli elementi che contrastano questa discesa dell'acido in una soluzione?
acquosa, quindi di acqua fondamentalmente, i carbonati, i bicarbonati e gli idrossidi. Ora, gli idrossidi ci interessano poco perché sono in soluzione con pH molto, molto alto. Quello che interessa a noi, lo vedete qua, si vede un po' poco, se ingrandite l'immagine si vede meglio, al pH dell'acqua potabile, quindi intorno a 8-8.3, ci interessano soprattutto i bicarbonati e volendo in parte anche i bicarbonati. Eccomi, scusate, avevo perso un attimo il corda, riapro, ci siamo. E dicevo, allora, come si misura l'alcalinità? La finsica ci dice che quella quantità di acido che va aggiunta all'acqua per portare il pH ad un certo valore. Ora, questa definizione è abbastanza generica, io quando l'ho letto ho detto, vabbè, ma cosa significa un certo valore? Nel senso, io ho un'acqua con pH a 8 e devo aggiungere acido fino a portarla a un certo valore, che cavolo significa? Nulla. In realtà, se voi guardate bene questo grafico che c'è qui nella figura, che in realtà è un grafico che viene usato per la pool chemistry, quindi la chimica della piscina, però diciamo il concetto è lo stesso, ci fa vedere quali sono le concentrazioni di carbonati o bicarbonati a secondo del pH della soluzione. Quello che vediamo è che a pH 8.3 la curva dei bicarbonati è altissima, quindi sta vicino al 100%. Questo che vuol dire? Vuol dire che nell'acqua la maggior parte, quasi la totalità di quelli che chiamiamo carbonati in generale, è costituita dai bicarbonati. Man mano che scendiamo col pH, i bicarbonati si abbassano e cominciano ad aumentare i carbonati, finché non arriviamo al pH che più o meno è 4.3, dove i bicarbonati si annullano completamente. Quindi cosa significa? Che l'alcalinità dell'acqua potabile, che di solito sta intorno al pH 8, 8.3, 7.5, è data dalla quantità di acido che serve per annullare la concentrazione di bicarbonati, ovvero per portare la soluzione intorno a pH uguale 4. Questo è molto importante perché vedete che quello che ci interessa non è tanto il pH dell'acqua in sé, perché se guardate le due immagini che io ho messo, vediamo che ci sono due acque che sono agli estremi, una a pH 8 ed ha bicarbonati pari a 100, l'altra a pH 6.3 ed ha bicarbonati pari a 1000. Questo che significa? Che nella prima, quella più a sinistra, che ha pH molto alto, la quantità di acido che ci servirà per neutralizzare i bicarbonati non sarà molto alta, perché i bicarbonati sono pari a 103 ppm, quindi dovremmo mettere una quantità di acido non eccessiva. La seconda, che ha pH di fatto molto più basso, 6.3, uno dice, ah, che bello, quest'acqua la uso per fare la birra. In realtà i bicarbonati sono altissimi, sono a 1000, quindi servirà una quantità di acido molto più alta per annullare questa concentrazione. Ora, questi sono due estremi, nel senso che la seconda poi è un'acqua frizzante, quindi chiaramente siamo in una condizione particolare, però questo per dire che il pH dell'acqua in sé di partenza non ci indica quanto l'acqua resiste alle variazioni di pH, ci indica solamente il punto in cui siamo in questo grafico. Quello che ci interessa a noi è la concentrazione di bicarbonati, che può essere approssimata a pH dell'acqua potabile con l'alcalinità. Quindi è molto importante mettersi in testa che più l'acqua che prendiamo ha bicarbonati alti, più questa in generale resisterà alla variazione di pH. Il pH dell'acqua di partenza ci interessa fino a un certo punto, anzi direi che non ci interessa per niente. Di solito io in questo momento dico, ok, qualcuno ha delle domande, in questo caso non lo posso fare, quindi vado avanti sperando che siete svegli e che sia tutto chiaro. Nel caso, segnatevi delle domande su un foglio e me le fate dopo. E volentieri rispondo a tutte le domande se sono in grado, insomma. Poi se Daniele vuole intervenire in qualsiasi momento, così mi bevo un bicchiere d'acqua, è benvenuto. Sì, sto seguendo, faccio un po' fatica a seguirti, devo essere sincero, perché sono argomenti molto tecnici e li stai affrontando in maniera molto, molto, come dire, eloquente, però ecco, ti lascio padrone della serata. Volevo dire proprio questo, volevo dire, ne approfitto che se qualcuno vuole fare degli interventi, si vuole segnare delle domande, poi la chat Aula Magna verrà tra virgolette aperta e vi sarà possibile in qualche modo o scrivere o comunque prendere parola. Ti lascio andare, Frank, vai pure.
Ok, allora riepilogando velocissimamente, l'alcalinità di un'acqua ci dice quanto quest'acqua resiste alla frazione di pH, e questa nel caso dell'acqua potabile possiamo approssimarla con la concentrazione di bicarbonati. Quindi un'acqua con 103 di bicarbonati che possiamo leggere in etichetta è un'acqua che ha un'alcalinità pari più o meno a 100. Un'acqua con bicarbonati a 1000, come quella con etichetta rossa, ha un'alcalinità molto più alta e quindi resisterà molto di più alle variazioni di pH. Andiamo avanti. Allora, che succede però? Noi quando facciamo birra ovviamente non abbiamo solamente l'acqua, ma abbiamo una miscela di acqua e di malti. E questo è molto importante, perché quando mischiamo l'acqua con i malti succedono due cose molto, molto diverse tra loro, ma molto molto importanti, e in entrambe i fenomeni tendono ad abbassare il pH dell'acqua di partenza. Il primo, questo è un po' l'effetto più famoso, è la reazione del calcio e del magnesio presenti nell'acqua con i fosfati presenti nei malti. Questa reazione libera degli acidi che tendono ad abbassare il pH. Quindi questo è il primo effetto che si verifica quando combiniamo l'acqua con i malti. E questa è la ragione per cui la quantità di calcio e magnesio dell'acqua di sparge non influenzano il pH dell'acqua di sparge, perché non ci sono i malti, non ci sono i fosfati che sono nel quadrato marrone che indica un po' i malti. Quindi questo primo effetto si verifica solamente nel mesh, solamente nell'ammostamento e solamente quando si mischiano i grani all'acqua. Maggiore vedremo la concentrazione di calcio e magnesio, maggiore l'acido prodotto quando l'acqua si combina con i fosfati e maggiore l'abbassamento di pH. Primo effetto. Secondo effetto è l'acidità che naturalmente producono i malti. Qui bisogna fare attenzione, perché spesso anche a me succedeva, questi due effetti si confondono, ma sono molto molto diversi, perché mentre i fosfati sono in tutti i malti, quelli chiari, più chiari, meno chiari, più scuri, l'acidità dei malti è il contributo di acidità dei malti cambia a secondo del livello di tostatura. In questo schemino nel quadrato a destra, se voi aprite, questo è preso da un foglio di calcolo che si chiama EZ Water Calculator, ma sta anche online, lo trovate dovunque, fa vedere come un qualsiasi malto, per esempio la prima riga, prendiamo il Marisotter, la terza riga, malto base Marisotter, vediamo che nella colonna di destra c'è scritto qual è il suo pH nell'acqua distillata, quindi acqua senza nessun minerale, senza calcio e magnesio, dove l'unico effetto di abbassamento del pH è dato dal malto. Qui ti dice che se io faccio un mesh solamente col Marisotter in acqua distillata, il pH si attesta intorno a 5,77. Questo che significa che il malto di per sé ha una capacità di acidificare comunque l'acqua, perché ha delle sostanze che si producono durante la maltazione e durante l'asciugatura che tendono a rendere l'acqua più acida. Quindi se io faccio un mesh solamente con Marisotter che è d'acqua distillata, il pH di suo scende a 5,77. Se lo facessi, non lo faccio, ma se lo facessi solo con i malti tostati, vedi ultima riga, il pH arriverebbe a 4,71. Questo cosa ci dice? Ci dice che quando noi combiniamo diversi malti insieme, li mettiamo in ammostamento nell'acqua, questi contribuiranno, comunque tenderanno ad abbassare il pH verso il loro punto di pH dell'acqua distillata. Ovviamente se c'ho il 90% di Marisotter e il 10% di malto tostato, il pH di assestamento sarà una via di mezzo tra i due valori del pH in acqua distillata. Questi sono due effetti combinati che avvengono entrambi. Il primo consuma calcio e magnesio e produce acidità insieme ai fosfati. Il secondo è un effetto che comunque avverrebbe anche in acqua distillata e che porta il pH dell'acqua verso un punto di equilibrio che è quello del malto. Andando a capire un po' quello che succede durante il mesh, ho cercato di fare un grafico che tecnicamente non è ineccepibile, nel senso che è un po' una minchiata, perché non è qualitativo, non è quantitativo ovviamente, però secondo me lascia un po' il colpo d'occhio su quello che sta succedendo. Quindi se vediamo questo grafico, la prima colonna è io il pentolone con l'acqua, ci sta solo l'acqua dentro, e quindi abbiamo l'alcalinità dell'acqua, che abbiamo visto si calcola più o meno come la concentrazione di bicarbonati. Nella realtà, per poi fare dei calcoli che vedremo, dobbiamo misurarla questa alcalinità in parti per milione di carbonato di calcio, CaCO3. È una cosa tecnica di cui ce ne frega fino a un certo punto, però il concetto è: ho il pentolone, ci metto l'acqua, del pH dell'acqua non me ne frega niente,
però l'acqua ha una sua alcalinità, ovvero una certa resistenza all'abbassamento del pH, e questa è data più o meno dalla concentrazione di bicarbonati. Dopodiché metto i malti. Che succede? Che vedete la prima parte di quella tratteggiata è un abbattimento dell'alcalinità. E a cosa è legato questo abbattimento? L'abbiamo detto, alla concentrazione di calcio e di magnesio dell'acqua. E questo è quantificabile proprio numericamente. Vedete che si calcola come calcio in milligrammi litro, ovvero in parti per milione, è la stessa cosa, diviso 1,4 più concentrazione di magnesio diviso 1,7. Poi lo vedremo anche numericamente, ma che significa? Che se io ho 100 di bicarbonati, ci vado a sottrarre, e quindi 100 di alcalinità, il contributo del calcio e del magnesio. Quindi se io ho 100 di calcio, quel 100 di bicarbonati mi si abbassa e quindi mi toglie un pezzo di alcalinità e quindi mi toglie un pezzo di resistenza all'abbattimento del pH. Quindi l'alcalinità residua è proprio una caratteristica dell'acqua legata alla produzione di birra, ovvero è l'acqua che mi interagisce con i malti e mi abbassa la resistenza al pH. Vedete che la colonna grigia è più bassa. Dopodiché entra in gioco un altro effetto, che è il secondo effetto che abbiamo detto, che è l'acidità intrinseca dei malti, ovvero partendo dalla resistenza residua all'abbassamento di pH, ovvero dall'alcalinità residua, i malti tendono ancora ad abbassarmi il pH. A quel punto arriverò al pH di mesh. Se per esempio il contributo di calcio e magnesio fosse tale da annullare l'alcalinità dell'acqua, quindi mettiamo concentrazione di bicarbonati 100, concentrazione di calcio e magnesio, fatta questa equazione, mi fa 100 meno 100, quindi è 0, il pH di mesh mi va proprio esattamente al pH a cui li porterebbero i malti in acqua distillata. Se l'alcalinità residua è più alta di 0, il pH di mesh mi andrà un pochino sopra del pH ideale dei malti in acqua distillata. Questo è un po' quello che succede, quindi alcalinità dell'acqua, alcalinità residua grazie a calcio e magnesio, quindi più alti sono e più abbasso l'alcalinità. Terzo effetto, l'acidità dei malti che tende a farmi scendere il pH. Siccome ho parlato tanto e sono cose che un po' capisco un po', in realtà guardiamo un esempio che secondo me chiarisce un pochino le idee ed è anche abbastanza forte. Io l'ho capito relativamente poco tempo fa. Sono le famose acque storiche. Noi sappiamo che per fare una birra, una pilsner in stile, serve un'acqua molto leggera. Leggera è un termine vago a piacere, però di fatto leggera intendiamo povera di minerali, quindi povera di calcio, povera di magnesio, povera di bicarbonati. Che succede però? Che storicamente a Barton, quindi questa cittadina che stava nel nord dell'Inghilterra sul fiume che poi riusciva a fargli esportare le birre in Russia, facevano delle birre chiare, abbastanza chiare, molto prima di quanto le facessero in Europa, molto prima di quando era nata poi la Pilsner fatta da Joseph Grolle nel 1840 in Repubblica Ceca. Qui parliamo degli inizi del 1800, metà del 1700, forse anche inizio 1700 a Barton. E a Barton avevano un'acqua, passatemi il termine, di merda, che io non userei mai a casa, non la andrei mai a riprodurre, perché vediamo che è un'acqua durissima, ma c'è un calcio che solo a guardarlo ti gira la testa, e c'ha dei solfati che, vabbè, non della serie non fatelo a casa, 820 ppm, ma comunque ha dei bicarbonati altissimi. Quello che è assurdo è che uno dice, vabbè, avevano quest'acqua, come facevano a fare le birre chiare a Barton? Perché a Londra facevano le porter che c'erano l'acqua dura, ma a Barton facevano le birre chiare? E questo è spiegato dalla alcalinità residua, ovvero dalla RA, che in inglese è residual alkalinity. Per quale ragione? Proviamo a vedere i contributi di cui abbiamo parlato prima. Vediamo le due acque, vediamo qual è l'alcalinità delle due acque. La prima ha bicarbonati pari a 3, la moltiplichiamo per 0,8, che abbiamo detto è quel fattore di conversione per calcolarle in ppm di carbonato di calcio, è una froceria, passatemi quest'altro termine, mi insulteranno dopo, è per fare i calcoli matematici, diciamo che è 3,2 circa. L'alcalinità dell'acqua invece di Barton è altissima, perché 320 sono i bicarbonati, parliamo di 256 circa di alcalinità. Vedete che i valori sono completamente diversi, quindi uno dice, cavolo, se io metto l'acido nell'acqua di Barton, questa prima che il pH mi scende, ce ne devo mettere un quintale, perché stiamo parlando di 2,56 rispetto a 2 dell'acqua di Pilsen. Ed è così effettivamente.
Però che succede? Che con quest'acqua ci si fa la birra, e quindi veniamo al primo effetto di quelli che abbiamo detto prima, ovvero dell'effetto dell'interazione con i fosfati dei malti, e qui entrano in gioco calcio e magnesio. Nell'acqua di Pilsen calcio e magnesio sono molto bassi, perché sono 10 di calcio e 3 di magnesio. Se utilizziamo la formulina calcio diviso 1,4, magnesio diviso 1,7, vediamo che questo contributo è pari a 9. Quindi l'alcalinità residua è la prima riga, alcalinità dell'acqua 2, meno l'alcalinità del contributo, diciamo, di calcio e magnesio, 2 meno 9 uguale meno 7. Quindi è un valore negativo, poi vedremo cosa significa, però comunque è molto molto bassa. Quindi è un'acqua ideale per fare una birra chiara, perché comunque un malto chiaro abbassa di poco il pH, se l'alcalinità è bassa riesco a aggiungere poco acido o niente acido, come facevano ai tempi antichi. Che succede poi? Che nell'acqua di Barton il calcio e il magnesio sono altissimi, soprattutto il calcio. Quindi se andiamo a calcolare questo fattore, ci viene un valore di 266. Se andiamo a calcolare l'alcalinità residua dell'acqua di Barton, ci viene 2,56, che sarebbero l'alcalinità di partenza, meno il contributo di calcio e magnesio, meno 10. E cioè, quello che vediamo è che di fatto le due acque hanno la stessa alcalinità residua, ovvero praticamente zero, sotto zero. Questo cosa significa? Significa che entrambe le acque, una volta combinate con i malti, offrono una resistenza bassissima alla diminuzione del pH, ovvero quasi nulla. E quindi che vuol dire? Che se noi andiamo a riprenderci la tabellina di prima, che adesso ve la metto qua, la vediamo sulla sinistra, che succede? Che se noi andiamo a vedere questa tabellina, se noi facciamo una birra solamente con malto base, mettiamo un filo di cristal, qui sulla riga del cristal vedete che è calcolato il valore perché dipende dal colore del cristal, più è scuro e più abbassa il pH, comunque parte da valori abbastanza bassi, ma mettiamo che la facciamo solo con malto base, quindi prendiamo il Mary Sutter che ha un pH 5,77, se usiamo l'acqua di Barton, abbiamo visto che l'alcalinità residua è praticamente pari a zero, quindi vuol dire che una volta assorbito l'effetto del calcio e del magnesio, l'acqua non pone resistenza e il mesh si andrà ad assestare esattamente sul valore del malto base, quindi del malto che il malto avrebbe in acqua distillata. Ovvero, con l'acqua di Barton ne avremo un pH di mesh di 5,70. Che succede? Che la stessa cosa avverrebbe con l'acqua di Pilsen, perché comunque l'alcalinità residua è sotto zero, è pari più o meno a zero, quindi non offre resistenza, e quindi l'effetto dei malti va esattamente allo stesso livello dell'acqua di Barton. Questa è una cosa molto interessante, perché ci dice praticamente che in base al contenuto di calcio e di magnesio, di carbonato, in base al colore del malto, noi arriviamo ad un certo pH di mesh. E ci dice anche che il pH dell'acqua di partenza, il valore in assoluto dei bicarbonati o l'alcalinità dell'acqua di partenza hanno poca importanza. Quello che conta è l'alcalinità residua, ovvero quella calcolata dopo aver preso in conto l'effetto di calcio e magnesio. In questo caso l'acqua di Barton e l'acqua di Pilsen hanno la stessa alcalinità residua, pari quasi a zero, e quindi il mesh con malti chiari si assesterà allo stesso pH. Se invece... E qui passiamo al grafico di destra, che anche concettualmente secondo me è molto interessante. Se invece avessimo dei malti scuri, che succederebbe? Che quest'acqua che non oppone resistenza al pH ci porterebbe il mesh vicino al pH ideale dei malti scuri, che non saranno mai in percentuali altissime, per carità, ma se li mettiamo intorno al 15%, ci porterebbe il pH addirittura sotto dei valori ottimali, perché non troverebbe resistenza. Quindi il concetto di dire per fare birre scure ci servono acque dure, che fa pure rima, ma sono a metà adesso, non è la soluzione ideale, perché dipende cosa intendi per acque dure, perché l'acqua di Barton non andrebbe bene per fare birre scure, perché siccome ha una alcalinità residua molto 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 bassa, il pH andrebbe al di sotto del valore ottimale, quindi la birra verrebbe male, bisognerebbe aggiungere bicarbonato, ma questo nel 700 non lo facevano, e quindi si sono resi conto che a Barton le birre chiare o medio chiare venivano bene, ambrate, e invece a Londra era un'acqua dura ma con poco calcio e magnesio ma con molti bicarbonati, non riuscivano a fare le birre chiare, perché il pH non scendeva, e perché non scendeva? Perché la l'alcalinità residua non era pari a zero, era più alta.
In questo grafico sulla destra vedete che ci dice che per fare una birra scura serve un'alcalinità residua pari a 150. Per fare una birra chiara serve pari a zero o addirittura sotto zero. Cosa significa alcalinità residua pari a zero? Significa che l'acqua, una volta mischiata con i malti, non offre resistenza all'abbassamento del pH e quindi il mesh si stabilizzerà sul pH dell'acqua distillata, del malto in acqua distillata. Quindi nel caso usassimo 100% Mary Sotter, guardate la tabella a sinistra, 5,77. Quindi se devo fare una birra chiara, mi servirà addirittura, cioè mi servirà in qualche modo un'acqua con un'alcalinità residua molto leggera, ma se io devo fare una birra scura mi servirà un'alcalinità residua molto forte. Addirittura se faccio una birra molto chiara è meglio che l'alcalinità residua sia minore di zero, perché non mi fa abbassare troppo il pH. Quindi solito direi tutto chiaro? Sì, è tutto chiarissimo, non ho capito un cazzo, vabbè, le domande dopo comunque. Spero di non avervi confuso troppo le idee. Sembrano un po' concetti un po' difficili, in realtà poi se ripercorrete le slide non sono così difficili e soprattutto non vi serve fare i conti, ovviamente. Ci sono i fogli Excel come Z Water Calculator oppure... Se vuoi Frank ti lancio un attimo un assist, giusto perché innanzitutto tutto chiaro, incredibile anche per me, tutto quanto chiaro. A questo punto ti faccio una domanda, ma l'alcalinità residua, te lo dico proprio, cioè faccio proprio la domanda da terza elementare, è un valore che trovo esplicitato da qualche parte oppure è qualcosa che comunque mi devo calcolare? E approfitto per lanciarti questo assist, se vuoi un attimo riposarti, se vuoi un attimo rinfrescarti la gola, fai pure e poi... Allora, no, la domanda è... Gente, lo scherzo. Allora, anch'io pensavo che fosse un valore, dico, ma perché non ce l'ha scritto? Non lo scrivono questo valore sull'acqua? Beh, ovviamente sull'acqua da birra non lo scrivono perché è un valore legato al mondo della produzione di birra. Però lo potrebbero scrivere nelle tabelle delle acque storiche, per esempio, perché è un valore legato intrinsecamente all'acqua. Ovviamente legato all'acqua con l'idea di farci la birra, perché è legato alle caratteristiche dell'acqua, ovvero ai bicarbonati, al calcio e al magnesio, che interagiscono una volta che ci mettiamo i malti, perché se non ci sono i fosfati questa reazione non avviene e come abbiamo detto l'acqua di spaggia non ha alcalinità residua, cioè non influenza nulla. Mettere il gypsum o il calcium cloride nell'acqua di spaggia per aumentare il calcio e il magnesio è una buona soluzione per aumentare il calcare nella sua resistenza elettrica, ma non serve a una mazza. E quindi il fatto anche di copiare le acque a pappagallo, sì, una volta ovviamente usavano la stessa acqua per sparge e per mesh, ma una volta se bevevano pure la birra acida, se mangiavano delle zozzerie morivano di colera, quindi cioè, mettere il calcio nella pentola di sparge secondo me è completamente inutile. Rispondendo alla domanda, è una caratteristica dell'acqua, si può misurare, si può calcolare in maniera approssimativa, si può anche guardare la concentrazione di bicarbonati e si sottrae calcio e magnesio, poi si è di 1,4-1,7, però più o meno ci si fa un'idea. Poi ci sono i programmi che la calcolano, però secondo me è importante dire, ok, voglio fare una birra chiara, utilizzo un'acqua che può anche avere bicarbonati alti, ma se ha calcio comparabile al valore dei bicarbonati sto a posto. Poi il discorso dei solfati e dei cloruri è un altro discorso, però... credetemi, influisce molto 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 di meno ed è l'ultimo dei nostri problemi. Poi è chiaro, se uno può fare il purista e vuole arrivare alla pilsner perfetta userà un'acqua leggera in assoluto, ma è l'ultimo dei problemi, il grosso problema è il pH. Ho risposto, Daniele? È morto, ha bevuto troppo Imperial Stout. No, scusa, perché avevo disattivato il microfono e mi ero andato a fare una passeggiata dopo l'insulto. No, ti ringrazio per la risposta esaustiva. No, è chiarissimo quello che hai detto. E ovviamente certe volte servono più domande un po' più generali per poi veicolare tutti quanti gli altri messaggi. Per me vuoi pure procedere? Okay. Ritorno nell'angolino, scusa. No, la domanda è stata utilissima, interessante e ripeto, a me dispiace che non potete farmi domande adesso, che non vedo chi sta ascoltando, perché è una cosa che
che mi è utile anche per... Ah, guarda, allora ti faccio un piccolo... Vai. Giusto così, ti interrompo un attimo, giusto così per descrivere pure quello che sta succedendo intorno a te, perché magari tu non ne hai vera visione. Allora, vedo e mi rendo conto che comunque il tema è molto sentito e lo stai raccontando, lo stai descrivendo con una tale semplicità che comunque... Nelle varie chat nessuno sta parlando, stanno tutti quanti ascoltando te. Stiamo tutti dormendo, stiamo tutti dormendo. Okay, no, attività significa che state ascoltando, dai. Okay. Mettiamola, facciamo questo indicatore molto... Esatto, nessuno ha scaricato l'acqua, ecco, come diciamo prima. Perfetto. Io adesso mi silenzio. Ok. Allora, passiamo adesso a... La parte difficile è passata, adesso cazzeggiamo un pochetto. Vi faccio vedere un grafico che diciamo che è vero, nel senso che è una delle ultime birre che ho fatto. Ripeto, io ultimamente sono diventato, ma molti se ne saranno accorti, chi mi conosce, chi mi segue, chi non mi conosce non se ne è accorto chiaramente, ma va bene così, è vissuto bene lo stesso, che mi sono fissato con la misura del pH, ma per un motivo semplice, perché veramente ho scoperto che da quando lo controllo in maniera, non maniacale, e misurandolo con un pH-metro che funziona, e le birre sono migliorate, è così, nel senso che poi lo sto vedendo anche con la limpidezza finale, sono ad un altro livello e lo misuro in tantissimi punti. E tra l'altro, se parlate anche con questa cosa, a me non piace mai dirlo, parlate con i birrai, perché non perché non rispetto i birrai, per carità di Dio, ce ne sono di bravissimi, però a volte loro fanno delle cose che a casa non ha senso fare, e copiare le cose che fanno i birrai in birrificio non sempre è la soluzione migliore. Però se parlate con i birrai, loro controllano, quelli più bravi controllano tantissimo il pH, specialmente quelli fissati con la pulizia della birra. Lo cambiano in diversi punti della cotta, e io adesso vedete che lo misuro in diverse fasi, lo misuro nel mesh, ovviamente quello l'ho sempre fatto, ma lo misuro anche alla fine del mesh, perché ho scoperto che durante il mesh il pH sale, e quindi se non viene modificato il pH dell'acqua di sparge, che io faccio pochissimo sparge, molto spesso non lo faccio per niente perché faccio BAB, ma se non viene modificato, quando poi l'acqua si mischiano tende comunque a salire un pochino, quindi è meglio tenersi su un pH di mesh sul limite basso, ripeto, sempre misurato a temperatura ambiente, quindi 25 gradi, 20, 21, 22, va bene uguale. Io mi tengo sempre sui 5,2, 5,3, perché poi verso la fine sale sempre un pochino. E chiaramente è chiaro che il pH poi influenza anche l'attività degli enzimi, quindi un pH più basso favorisce la beta-amilasi e quindi un mesh a temperatura più bassa, mentre invece un pH un pochino più alto favorisce l'alfa-amilasi e un mesh a temperature più alte. Se proprio volete fare un mesh a 69 gradi, tenete il pH più alto ma abbassatelo dopo il mesh, lo rimisurate e prima della bollitura lo abbassate. Il pH pre-boil deve essere assolutamente tra 5,2 e 5,3, questo è importantissimo. L'ho visto proprio praticamente, perché favorisce uno la coagulazione delle proteine, quindi alla fine del boil c'è un coagulo di proteine e vi portate meno zozzeria nel fermentatore, non che questo sia un male assoluto, però limitarla è già un primo passo, soprattutto perché quando poi vi portate troppe cose nel fermentatore, alla fine vi uscirà fuori cileizo, ovvero la birra quando viene raffreddata si andrà a creare questa velatura dovuta alle proteine che si legano ai fenoli. Se li lasciate nella pentola di boil è meglio. Quindi pH di boil 5,2, 5,3, potete tranquillamente modificarlo prima del boil, quindi riabbassarlo, non c'è problema. Molti mi chiedono quant'è la quantità massima di acido da aggiungere. Non lo so, non esiste un limite. L'ho scrissi una volta sul blog, non l'ho ancora cancellato e ancora mi vengono lì a dire ma hai scritto questo. Non esiste, nel senso che dipende uno dall'acido. L'acido fosforico è molto meno prepotente da un punto di vista organolettico dell'acido citrico, ma è anche vero che alla fine nella birra è difficile sentire il contributo proprio dell'acido. Poi, per carità, provate, se ci mettete 6 litri di acido si sentirà e la prossima volta lo ridurrete, però in generale a me non è mai successo. Quindi pH di mesh è meglio limite basso se proprio volete stare alti, perché avete un mesh che favorisce l'alfa amilase, riabbassatelo dopo. E io dopodiché, dopo il boil, non lo modifico più. Si potrebbe anche modificare prima dell'inoculo, però secondo me se lo modificate prima del boil è quasi impossibile averlo troppo alto prima dell'inoculo. E dopodiché è abbastanza inutile secondo me modificarlo dopo la fermentazione, perché serve a far lavorare bene il lievito. Dopodiché, quando la birra ha finito di fermentare, non ha molto senso abbassarlo. Il pH a fine fermentazione
il range è molto ampio, nel senso che ovviamente lasciamo stare le birre acide dove il pH va anche sotto a 3, però nelle birre comuni varia da 3,8 e 4,5, sopra 4,5 non è un male assoluto, 4,6 può andare, diciamo 4,5 è il limite perché ferma tutta l'attività, diciamo, degli agenti che possono aver contaminato la birra, quindi la maggior parte dei contaminanti, ovviamente non parlo di quei batteri che lavorano a temperature molto basse, però la birra rimane più stabile se il pH è sotto 4,5, ma ci arriverà da solo. Io ho visto nel mio caso massimo ce l'ho avuto 4,6, ma tendenzialmente nelle mie birre tra 4,2 e 4,5, 3,8 non ci sono mai arrivato nelle birre non acide. Quindi mi raccomando, misuratelo sempre, non in maniera maniacale 100 milioni di volte, però quei 2-3 punti durante la cotta aiuta. E modificatelo, fatelo scendere, compratevi un pH-metro decente, non quello che ho detto io, se non volete, però quello a me ha funzionato, mi sta dando anche molti riscontri positivi, e i pH-metri quelli con la pennina da 2 euro, da caso costa 1 euro, non funziona, cioè, è così, bisogna farsi una ragione. Quindi quando andiamo a prendere l'acqua, anche io molto spesso vedo queste cose un po', secondo me, fatemi dire, non voglio essere però un po' inutili, ma diciamo poco utili, nel fatto di database andare a cercare l'acqua ideale per fare una certa birra, non esiste, nel senso che usate sempre un'acqua, e se avete l'acqua del rubinetto e quella è abbastanza decente usate quella, a meno che non dovete fare birre particolarissime, ma anche per birre, anche per pilsner usate quella, mettete l'acido, è inutile stare a cercare l'acqua ideale, prendete gypsum che è il solfato di calcio e il cloruro di calcio, usate modificate calcio, magnesio e un acido per modificare il pH, prendete un'acqua, usate sempre quella, basta che non hai carbonati, bicarbonati a 300-400, non vi interessa il pH dell'acqua di partenza, non è molto, cioè non ci dice niente, è importante i bicarbonati, ovviamente vanno relazionati a quanto calcio e magnesio ci sta, io in generale uso o acqua panna, acqua levissima che hanno i bicarbonati tra 100 e 30, ma anche voi dire la lauretana, la sant'Anna sono molto molto povere di minerali, tanto si aggiungono, non è un problema aggiungerli, non ci vuole niente. Solfati cloridico meglio bassi, perché appunto meglio aggiungerli, perché toglierli è molto più complicato, bisogna avere impianti, osmosi inversa, cose assurde, aggiungerli non ci vuole niente. Solfato di calcio, cloruro di calcio si aggiungono, se sbagliate un po' non sono le 2-3 ppm che fanno la differenza. Quindi se comprate l'acqua, guardate i bicarbonati, prendete una con 100 ppm di bicarbonati, 50 meglio, 20 ancora meglio, usate quella. Se avete solo l'acqua di casa, 300 ppm di bicarbonati e calcio e magnesio non troppo alti, usatela, usate acido, e se dovete proprio fare una pilsner, ma quando avete fatto la quarta prova che la pilsner è quasi perfetta, cambiate l'acqua e vedrete che diventerà perfetta. Ultima, diciamo, qualche considerazione finale, ripetiamo, focalizzarsi sul pH, l'ho detto, solfati, cloruri sono importanti, sì, fino a un certo punto, non è la vostra priorità, il pH è la priorità, investite in un pH-metro, l'ho già detto, ci ho scritto già, l'ho già detto, lo ridico, comprate un pH-metro, misurate il pH e dopo pensiamo a tutto il resto. Cercare l'acqua pronta per uno stile è inutile, è solo una tempo, anch'io all'inizio giravo tutti i supermercati di zona cercando col telefono l'acqua, prendetene una e modificatela, e modificate solamente con gypsum e cloruro di calcio acido, stare a cambiare il magnesio non ha proprio nessun senso, lasciatelo stare, il magnesio non serve a niente, basta che non sia sopra le 40 ppm, ma è difficile, non aggiungete altra roba, bicarbonati, a meno che proprio non state a fare un casino. E se possibile usare sempre la stessa acqua perché è più comodo, quindi o acqua di rubinetto oppure sempre acqua sant'Anna, acqua levissima, senza stare ogni volta a comprare un'acqua diversa, perché se diventate acquisite familiarità con una certa acqua poi è più facile gestire anche i cambiamenti. Detto ciò vi lascio i contatti, qualcuno già ce li ha, qualcuno non ce li ha, e mi trovate Instagram, su blog, non mi chiedete amicizia in 500 perché il mio profilo Facebook personale lo tengo personale, ma rispondo a tutti volentieri, mi fa piacere, quindi scrivetemi dove vi pare sul blog, anche sul profilo personale tramite chat, io rispondo sempre se ho tempo, anche perché ogni volta che rispondo a qualcosa ragiono, c'ho spunti per il blog e approfondisco, quindi mi fa immenso piacere. E vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi né rincoglionito né addormentato, e grazie a tutti.
Grazie a te Frank, sei stato veramente chiarissimo, sei stato veramente, innanzitutto ovviamente ribadiamo ancora queste finte formalità, però vabbè, dai, ci sta, no? Sei stato veramente gentilissimo a partecipare con noi, aver fatto questa lunghissima panoramica sul valore dei valori del pH all'interno della produzione della nostra amata bevanda, e veramente sono rimasto affascinato, perché per la prima volta in vita mia ci ho capito qualcosa. Premesso che anch'io in chimica e fisica alle superiori ero veramente veramente negato, vabbè, ma ero negato anche in altre cose, diciamoci la verità. Ma io chimica ho fatto un esame, ho fatto molta 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 difficoltà, e adesso però mi metterai in chimica. Io ho sposato le materie letterarie proprio perché me ne volevo andare proprio da quell'ambiente, non volevo proprio averci niente a che fare, quindi ecco. Poi vabbè, poi ovviamente il karma ti si ritorce contro, perché quando ti ritrovi con pentole, pentoline, pentolacce e malti vari, ecco. Mi ha molto affascinato la parte in cui effettivamente l'avevo già letta anche in un articolo sul tuo blog, in cui in qualche modo accennavi già il fatto che il pH dell'acqua veniva naturalmente modificato senza interventi esterni, direttamente dai malti. Ecco, questa cosa mi ha molto affascinato, anche perché effettivamente fa molto scopa con la questione del per fare le stout c'è bisogno di un'acqua scura, cioè certi miti che comunque in qualche modo alimentano da tantissimo tempo acque fantastiche, dove trovarle, insomma, non so se mi spiego, ecco. Nel frattempo, scusami se ti ho interrotto, volevo soltanto dire che nel frattempo, se qualcuno voleva già cominciare a preparare delle domande, poteva già farlo, perché ormai facciamo una fila, ragazzi, non bombardiamo Frank di domande, soprattutto facciamo delle domande che siano attinenti alla serata. Vedo una domanda di Guidosi, che mi dice se usare malto acido oppure acido lattico porta a differenza di qualche tipo. In realtà no, perché anche una cosa che non ho detto, e su questo sono sempre molto molto critico con chi dice io non aggiungo additivi alla mia birra, la mia birra è naturale. L'acido fosforico, l'acido lattico non sono additivi, per carità, poi dipende come sono prodotti, però l'acido fosforico sta in tantissime cose che beviamo a partire dalla Coca-Cola, e l'acido lattico è un ingrediente, comunque poi è prodotto industrialmente, però di fatto è un ingrediente naturale in qualche modo, e la differenza fra malto acidulato e acido lattico non c'è, perché il malto acidulato dipende poi da chi lo produce, mi dicono, ma non sono sicuro, che a volte viene semplicemente spruzzato dell'acido lattico, ma spesso viene favorita una fermentazione lattica, e è la stessa cosa, nel senso il malto acido è più comodo da dosare, uno lo mette dentro al grist, ci sta anche, io non l'ho mai usato, però di fatto ti dicono che se ne aggiungi un tot percentuale ti abbassa il pH di un tot più o meno, è la stessa cosa, io mi trovo meglio con l'acido perché lo aggiungo così, non devo conservare un altro malto, però va benissimo usare il malto acido. Lo usano in Germania, perché quando c'era il Renesgebot attivo c'era la legge di purezza, non potevano usare additivi e quindi usavano il malto acido, che era la stessa cosa, però di fatto era un raggirare la legge. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Se qualcun altro ha qualche domanda da fare, ragazzi, potete pure farlo con la vostra voce, potete premere, a questo punto però dentro il canale che ha paura dell'acqua, potete premere sul vostro microfono e potete intervenire. Ovviamente prenotatevi, perché altrimenti rischieremo di fare la piazza del paese, ecco. Credo che ci sia una domanda molto interessante da Marco T. Quando modifichi il pH in corso, puoi creare quantità? Ecco, effettivamente tu hai parlato sempre molto di tenere sotto controllo il pH in tutte quante le varie fasi di produzione, però che cosa fai a quel punto? Ti aspetti dei valori, a quei valori intervieni in caso di defezioni o cosa? Allora, io trovo la più interessante la domanda di Americano: fai sesso? Però risponderò a quest'altra domanda. Diciamo che certi cialtroni dovrebbero essere tenuti alla lavagna. Bannati subito. No, allora, torniamo seri. Allora, no, in realtà è una domanda che io mi ricordo l'ansia, le prime cotte di quando aggiungevo il pH durante la cotta e poi andava troppo giù, troppo su, quanto ne metto, quanto non ne metto. In realtà adesso ci sono tanti software più o meno complicati, fogli Excel, che ti permettono di
prevedere un po' il pH di mesh. Io usavo Brown Water, che poi trovate il link anche sul blog, però anche adesso Brewfather, che è l'app, il programma che uso per fare le cotte, ti permette di dire ok, usi questi malti, quanto acido lattico devi aggiungere. Detto ciò, non sempre ci prendo, non sempre ci prendono i software, perché usano dei modelli e si va un po' a senso. È difficile, perché non è che come aggiungi un po' d'acido poi rimisuri, ci vogliono 3 secondi, perché devi freddare il mosto, stabilizzare, fare, è un po' complicato all'inizio. Però per questo dico, usate sempre lo stesso acido e sempre la stessa acqua, perché una volta che le variabili sono le stesse, più o meno vi ricordate che 1 millilitro d'acido lattico vi ha portato il pH giù di 0.1, poi magari non sarà 0.1, sarà 0.15, però bene o male uno, scrivendo sempre quello che succede durante la cotta in un log, piano piano uno ci prende la mano. All'inizio si fanno un po' dei casini, sì, però sappiate anche che se poi il pH di mesh è 4.9 oppure 5.8, la birra viene fuori lo stesso. Non sarà la birra più buona del mondo, ma non vi succede, insomma, viene la depressione, perché è così. Però ci si fa un po' pratica piano piano. Ho capito. E ne approfitto per rilanciarti una domanda di Davide. Quando cambi quella pentolaccia e ti prendi un impianto Liquan serio, vabbè, diciamo che Davide c'ha questo, adesso si è fatto portavoce di questo metodo di produzione che è il BIAP, però vabbè, lasciamoci stare. E invece c'è una domanda molto pertinente da parte di Kirk: se si conoscono tutti i valori dell'acqua di rete e si conosce quindi l'alcalinità residua, basta usare solo acido senza altri sali? Allora, secondo me sì, la risposta è sì, dipende poi da quanto se ne deve usare. 140 non è bassissima, ma non è neanche altissima. Secondo me un po' di gypsum aiuta, perché comunque ti alza il calcio e quindi ti abbassa la carinità residua. Non abbiamo parlato stasera, non ne ho parlato perché sennò diventava troppo lungo, dei valori minimi degli altri sali, però diciamo che bene o male il calcio, se arriva intorno alle 80-100 ppm è meglio, quindi di solito aggiungere solfato di calcio aiuta sia ad alzare il calcio sia ad abbassare l'alcalinità residua. Dopodiché secondo me prima centrare il pH, poi uno pensa a modificare solfati e cloruri, che sono importanti ma fino a un certo punto, secondo me è un secondo livello di difficoltà, ecco, prima centrare il pH. Vedo una domanda di Maurizio che hai saltato, che mi diceva perdonami. C'è questo problema delle birre di frumento, che molti cercano la zolpidità e quindi mi chiede se ha senso mantenere il pH per bolle più alto. Io ho un consiglio: non fate le birre di frumento, che fanno cagare, scherzo. No. questa risposta fa scopa con la domanda di Davide, però questa non te la passo, non te la passo. No, scherzo. Allora, secondo me, la zolpidità delle birre di frumento sì, è data sia dal lievito ma soprattutto dalle proteine del frumento. Chiaramente se le fai precipitare di più ce ne avrai di meno nel prodotto finito, quindi ha senso mantenerlo più alto? Ha senso, direi sì, 5,5 forse alto, magari 5,3, 5,4. Dopodiché ammetto la mia inesperienza su questo stile, perché ne ho fatta una per un amico, è venuta veramente male, tanto tempo fa, non ho grandi esperienze. Tanto tempo fa, ovviamente, tanto tempo fa, tipo 2 giorni fa. No, è una delle, non dico delle prime cotte, ma tra le 10 prime cotte, l'ho fatta solo per lui e faceva veramente schifo. Era torbida, però faceva schifo uguale. Io credo che se andiamo a fare un piccolo censimento, credo che nella prima, seconda, terza cotta ci sta la Weiss, ognuno ce l'ha, Sì. Però tornando seri, io non l'ho mai sopportata, quindi l'ho fatta solo per il mio amico, ma è una cosa di gusti personali, per carità. E chiaramente non lo so, nel senso che sì, a me questa cosa di cercare la torbidità mi crea sempre dei problemi, sia nelle neipa sia nelle vice, perché come la schiuma, no? Nel senso, sono delle cose che devono venire dal processo, non è che io devo cercarle. Nelle neipa c'è la torbidità perché il processo è fatto in un certo modo, e nelle vice non c'è, perché il lievito e perché le proteine del malto. Non credo che... Però ho visto tantissime vice venire limpide, e sicuramente il pH più basso aiuta la limpidezza, quindi sì, tenere un po' più alto potrebbe avere senso, probabilmente. Ok, io ti ringrazio. Se c'è qualche altra domanda a cui ti senti di rispondere, fai pure. Io ne sto leggendo una da parte di Midosi, che dice: io correggo anche l'acqua di sparge con gli stessi valori di partenza dell'acqua di mesh. Ecco, questo effettivamente è un bel punto. Credo che tu non l'abbia trattato approfonditamente dentro la tua lezione, vabbè, però giustamente, anche no, perché effettivamente una
in un'acqua sono presenti dei malti, nell'altra in un'altra no, ovviamente. Ma secondo me punto, forse è sbagliato, o sarebbe meglio regolarsi per abbassare il pH ai valori desiderati? Allora, come ho detto prima, secondo me aggiungere gypsum o solfato di calcio all'acqua di spaggio è solo un modo per aumentare il calcare dentro la pentola, perché non serve a nulla. Quello che serve è abbassare il pH dell'acqua di spaggio, assolutamente sì, per due ragioni. Uno, perché poi si viene, diciamo, mescolata con l'acqua di mesh, e quindi se il pH è alto alza il pH complessivo e devo abbassarlo di più dopo. E due, perché effettivamente un pH sopra il 6 tende, come quando facciamo il tè a casa con l'acqua troppo dura, tende a destare dei tannini, quindi dei polifenoli dalla parte vegetale, quindi anche dai malti, e quindi può, Dio mio, queste sono sempre cose teoriche, però se si fa tanto sparge, troppo pesante, con pH troppo alto, può far entrare in soluzione troppi tannini dalle glumelle dei malti e quindi dare un po' una stringenza troppo forte. Quindi il pH dell'acqua di spargio io lo correggerei, io lo metto anche sotto al 6, su Libby si legge 6, ma non capisco perché non metterlo direttamente a 5, visto che o 5,2, visto che il pH di Preboy dovrebbe stare a 5,2. Non ci aggiungo nient'altro, io faccio pochissimo sparge, perché aggiungere solfato di calcio o cloruro di calcio non serve a niente. Poi c'è chi dice, però quando nel 1650 facevano birra a Londra l'acqua era la stessa, sì, ma facevano pure birra di merda, quindi vedi, non la facciamo pure noi questo.